È stato stroncato nel sonno da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Giacomo Aliota, 39enne giocatore di football americano, padre di due figli di soli 8 e 4 anni. Sotto shock le comunità di Mestre, Venezia, dove Aliota viveva, e Mogliano Veneto, di dove era originario. Aliota giocava nella COCAI, terraferma American Football Team, di cui era anche vicepresidente. Venerdì scorso era sceso in campo con la sua squadra e il giorno dopo aveva trascorso la giornata in famiglia. Nessuna avvisaglia di ciò che purtroppo sarebbe successo da lì a poco, tornato a casa nella notte tra sabato e domenica. Si è sentito male. In mattinata la compagna si è accorta che Giacomo respirava a fatica. Ho cercato di svegliarlo, ma invano, perché aveva il respiro affannato, ha raccontato la donna sotto shock. Così sono stati allertati i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è purtroppo rivelato inutile. I familiari hanno chiesto che sia eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Aliota lascia la compagna Eleonora, i figli Dante ed Enea di 8 e 4 anni, il fratello Francesco e la sorella Giorgia. Grande appassionato di sport, praticava molta attività fisica e pare non avesse mai dato segnali di malessere prima di sabato notte.